una cena che è soprattutto dedicata all'eubiosi intestinale, ai nostri amici batteri. Cosa andiamo a preparare? La zuppa di miso. È una ricetta tipica della tradizione giapponese che aiuta realmente a pulire in profondità il nostro organismo. Consideriamo che i giapponesi in un certo momento della storia hanno dovuto contrastare addirittura le radiazioni di una bomba atomica e i medici giapponesi si sono dovuti confrontare con tutta una serie di problematiche legate alla tossicità radioattiva e non solo di questo evento. E allora questa zuppa si è vista che realmente, oltre a ripristinare l'eubiosi intestinale, va a pulire, a chelare in profondità l'organismo. Ma da cosa è composta? Sono 5 gli ingredienti e sono molto semplici, ed è molto semplice la preparazione. Quindi si parla di cipolle, di sedano, di carote, alga wakame e miso. Ora però entriamo subito nella preparazione. Io utilizzo il mio guanto per non scortarmi, potete utilizzare anche una presina classica. Abbiamo messo una pentola semplicemente con dell'acqua sul fuoco. Quando l'acqua bolle, iniziamo a inserire gli ingredienti in un determinato ordine. Quindi per prima cosa inseriamo la cipolla. Ok. Poi inseriamo il sedano. Dopodiché inseriamo le carote. Io ovviamente ho già tutto lavato, tagliato e adesso dovete lasciar andare a fuoco basso, fuoco lento, per 20 minuti. Ora, l'alga wakame è un'alga con forti proprietà rimineralizzanti, quindi aiuta a nutrire il nostro organismo da tutti i minerali. I minerali hanno a che fare, in questo caso, con l'oligoterapia e andranno a favorire tutti i processi enzimatici. Il miso, invece, è un prodotto fermentato, vivo, che va a ripristinare in profondità l'eubiosi intestinale. E 20 minuti e continuiamo con la preparazione. 20 minuti sono passati, a questo punto la prima cosa da fare è spegnere la fiamma. Fiamma spenta. Togliamo il coperchio. C'è un buon profumino, effettivamente. Allora, due operazioni. La prima, andiamo a inserire un pochino di brodo all'interno di un contenitore. Eccolo qui. E adesso dobbiamo farlo raffreddare un pochino. Dobbiamo farlo arrivare intorno ai 50 gradi e poi dopodiché andiamo ad inserire il miso. Mentre aspettiamo tutto questo, inseriamo l'alga wakame all'interno della nostra pentola. Eccolo qui, perché e mettiamo il coperchio come se fosse un infuso. In questa maniera l'alga wakame andrà a rilasciare le mucillagini che hanno una funzione antinfiammatoria a livello della mucosa intestinale. Oltre, come abbiamo detto precedentemente, andranno a rimineralizzare l'organismo per attivare tutte le funzioni enzimatiche. Attendiamo, facciamo stemperare, dopodiché aggiungiamo il miso. Il miso, un cucchiaino bello pieno, abbondante, e andiamo a farlo sciogliere. Questo è l'attivatore della nostra zuppa. Ok, oltre al calore ho bisogno di una funzione meccanica per accelerare il processo e quindi andiamo a mescolare. Come potete vedere cambia colore. Il miso è completamente disciolto in questo momento. Ricordiamoci che è un alimento fermentato, un alimento vivo.
Ok. A questo punto dobbiamo semplicemente attendere. Attendiamo all'incirca una decina di minuti e poi riprendiamo la preparazione. Ed eccoci qui, dopo 10 minuti andiamo a togliere il coperchio e inseriamo completamente la zuppa all'interno, utilizziamo sempre il guanto, altrimenti ci bruciamo, all'interno del preparato dell'attivatore. Zuppa di miso, voilà. Sì, l'aspetto non è invitante, l'odore è molto buono, ma noterete subito già dal primo cucchiaio un beneficio intenso, importante a livello della flora batterica intestinale. Buona cena a tutti!